Salve a tutti, ci occuperemo di un caso giudiziario risalente al Rinascimento. Peter Stuber, il licantropo di Bedburg. Andiamo a vedere nel dettaglio. Conosciuto anche con i nomi di Peter Stube, Peter Stube, Peter Stube o Peter Stumpf, si ritiene che il cognome Stumpf, con il quale è maggiormente conosciuto, sia stato dato per il semplice fatto che a Stuber era stata amputata la mano sinistra e al posto di essa era rimasto un moncone, che in inglese si dice appunto stump, in tedesco stumpf. Stuber fu protagonista del più famoso caso di licantropia avvenuto nel XVI secolo in Germania, a Colonia, dove appunto lui viveva a Bedburg, un sobborgo. È stato uno dei primi serial killer conosciuti della storia. L'uomo fu accusato di aver ucciso tra il 1564 e il 1589 due donne incinte e 13 bambini, compresi i suoi figli. Uccideva le sue vittime tagliando o mordendo loro la gola, dopodiché ne portava il cadavere in un posto isolato per poterne bere il sangue e con l'ausilio di un coltello estrarre le viscere. In particolare, addirittura ammazzò uno dei suoi figli, spaccandogli la testa con un'ascia per poterne estrarre il cervello. Di notte si aggirava nelle stalle, sventrando e mangiando sul posto alcuni capi di bestiame. Fu arrestato nell'ottobre del 1589 a seguito di un tentato omicidio, quando un passante lo vide e lo interruppe urlando. Era conosciuto come una persona normale, stimata da tutti, di giorno. Questo è un filmato che ne ricostruisce probabilmente le fattezze, un commerciante, una persona benestante, ma di notte era un mostro. Nella sua deposizione, appunto tenuta mediante la tortura, raccontò una storia singolare, di aver ricevuto dal diavolo una cintura magica, come vedete qui, mai rintracciata, con la quale poteva trasformarsi in lupo ogni volta che la indossava. Ammise inoltre di aver praticato magia nera sin dai 12 anni e di aver frequentato assiduamente il diavolo con cui aveva stipulato un patto. Purtroppo succedono anche queste brutte cose e lui si recò appunto nella foresta di Bedburg per stipulare un patto diabolico. Sembra appunto che anche la compagna di Stubbe, Caterina Trompin, che descrivono tutti come una bellissima donna, e la figlia Belle Stubbe, furono riconosciute complici del killer, venendo così condannate al rogo e arce vive lo stesso giorno dell'esecuzione di Stubbe. Venne condannato a morte appunto per strangolamento, accoltellamento, dissanguamento e altri crimini, necrofilia, cannibalismo, vampirismo, squartamento e stregoneria, che è un reato che era gravissimo per l'epoca. Condannato a morte dal tribunale di Wedburg il 28 ottobre, la sentenza fu eseguita il 31 ottobre 1589, venne sottoposto al supplizio della ruota. Poi gli furono asportate varie parti del corpo con una tenaglia incandescente e con un'ascia gli furono amputati mani e piedi e infine fu decapitato. La testa venne infilzata su un palo come monito, mentre i suoi resti vennero bruciati a rogo, in compagnia, appunto, come avevo detto, della compagna Caterina e della figlia Belle Stube. Muore così una figura odiatissima di serial killer. Sapremo mai se si trasformava in lupo, in mostro per l'effetto diabolico? Era un inganno, come sostiene il Malleus Maleficarum. Volete aggiungere qualcosa a questa storia? Questa storia vi sembra dubbia? Volete commentare anche voi? Siete liberi di farlo e di documentarvi.
La licantropia è qualcosa di veramente affascinante perché ci collega allo sciamanesimo e a tante altre credenze. Tuttavia, appunto, nel nostro cultura occidentale è stata demonizzata e ridotta appunto a una pratica malefica. Vi invito appunto a riflettere su queste cose e a documentarvi. Grazie per l'ascolto. Buona serata.